Ciao a tutti e bentornati sul canale. Mi auguro che abbiate tutti passato e siate ancora trascorrendo una piacevole estate. Quanto a noi, oggi riprendiamo la rubrica Non solo lingua e, come suggerisce il titolo, andremo a vedere le 5 cose da non dire mai ad un persiano. Si tratta di affermazioni abbastanza discutibili con cui ogni tanto qualcuno se ne esce e che a noi fanno letteralmente cadere le braccia e non solo quelle. Perché un conto sono le domande o le curiosità genuine che giustamente a chi magari non conosce affatto o conosce poco l'Iran e a cui personalmente sono sempre lieta di rispondere. Altra cosa sono invece queste uscite di taluni profondamente convinti della veridicità di quanto dicono e che non si smuovono dalla propria posizione. Ho dunque deciso di raccogliere le 5 frasi più gettonate che mi sono state dette fino ad ora in merito all'Iran, a cui cercherò di dare una spiegazione il più possibile esaustiva. Cominciamo con la frase numero 1, quella che io come qualunque persiano sulla faccia della terra ci saremmo sentiti dire senza esagerare almeno un centinaio di volte, vale a dire: ah, sei iraniano, quindi sei arabo. Oppure: ah, sei iraniano, quindi sei madrelingua arabo. Ragazzi, no, no e no. Gli iraniani o persiani non sono arabi. Sono due cose diverse. E si tratta di un errore estremamente comune, forse legato al fatto che ho notato personalmente una tendenza abbastanza diffusa in molti paesi occidentali di considerare il Medio Oriente come una sorta di unicum composto esclusivamente da popolazioni arabe. Idea che ignorano soltanto i persiani, ma anche popoli come i curdi, gli azeri, i turkmeni, i turchi, solamente per citarne qualcuno. E si tratta di un'idea così radicata che, pensate, qualcuno ha addirittura creato un sito chiamato www.persiansarenotarabs.com, cioè www.ipersianinonsonoarabi.com. In cui spiega più nel dettaglio tutte le varie differenze. Tanto per cominciare, persiani ed arabi hanno due storie completamente diverse, nonché delle culture estremamente diverse. Due storie che naturalmente hanno visto un punto di contatto nell'invasione e la conseguente islamizzazione dell'impero persiano ad opera degli arabi, avvenuta all'incirca nella prima metà del VII secolo d.C. A tale riguardo, però, è necessario precisare che, nonostante l'islamizzazione, non vi è stata una conseguente arabizzazione del popolo persiano. E a tale riguardo vorrei leggervi qualche riga dello storico britannico Bernard Lewis, che credo abbia dipinto un'immagine molto veritiera di quanto accaduto. Scrive Lewis: l'Iran è stato effettivamente islamizzato, ma non fu arabizzato. I persiani rimasero persiani e dopo un intervallo di silenzio l'Iran riemerse come un elemento separato, diverso e distintivo all'interno dell'Islam, eventualmente aggiungendo un nuovo elemento anche per l'Islam stesso. Dunque, all'assimilazione della religione non è seguita anche un'assimilazione della cultura, che quindi i persiani hanno preservato e che è rimasta fino al giorno d'oggi. Tuttora, essendo l'Iran, pur essendo un paese a maggioranza musulmana, ha comunque mantenuto determinate tradizioni che risalgono all'epoca preislamica. Pensiamo ad esempio al celebre Nowruz, di cui vi ho parlato nel relativo video, che è soltanto un esempio. A riguardo, molti miei amici italiani mi hanno fatto notare spesso quanto i persiani siano tuttora molto legati alle proprie origini e alla propria identità culturale. E il mio ragazzo, a tal proposito, mi cita spesso una frase di Tolkien: le radici profonde non gelano.
credo sia piuttosto calzante per descrivere questo attaccamento che hanno alle proprie radici i persiani. Conseguentemente, anche le festività legate alle tradizioni sono profondamente diverse, nonché la lingua, come avevo accennato anche all'inizio del video introduttivo al canale. Il persiano è infatti una lingua indoeuropea, mentre invece l'arabo è una lingua semitica. Perciò, pur essendovi attualmente all'interno del persiano varie parole di radice araba, le lingue rimangono comunque totalmente distinte. Per intenderci, quando io sento qualcuno parlare arabo, purtroppo non capisco assolutamente niente, neppure l'argomento della conversazione. E tutti i miei amici arabi mi hanno sempre detto la stessa cosa sentendomi parlare in persiano. Ciononostante, sono davvero moltissime le persone convinte che i persiani parlino arabo. Potrei raccontarvi un'infinità di aneddoti a tale proposito, ma ve ne cito uno solo. Alla mia discussione della tesi della magistrale, che era legata all'Iran, uno dei membri della commissione se ne uscì dicendo: e d'altronde la candidata ha avuto modo di consultare vari documenti in lingua originale, essendo fluente in arabo. Detto questo, chiusa parentesi, veniamo alla frase numero 2, ossia: beh, se sei persiano allora sei musulmano. Allora, non tutti gli iraniani sono musulmani. L'Iran è indubbiamente un paese a maggioranza musulmana, più precisamente musulmana sciita, e qualora tra di voi ci fosse qualche islamista o sociologo delle religioni e volesse approfondire la cosa, quello abbracciato da larga parte degli iraniani è lo sciismo duodecimano, scuola Jafari. Ciò non significa però che tutti gli iraniani siano musulmani. Vi sono infatti moltissimi zoroastriani, quindi aderenti allo zoroastrismo, la religione originaria dell'impero persiano, persone di fede cristiana, in larga parte d'origine armena o assira, persone di fede ebraica, nonché di fede Bahá'í. I Bahá'í rappresentano una numerosa minoranza in Iran, la cui religione però non è riconosciuta dal governo e dunque non possono liberamente praticarla in Iran. Ma comunque si tratta di un credo che viene abbracciato da un ampio numero di persiani, soprattutto all'estero. Le prime tre religioni, dunque lo zoroastrismo, l'ebraismo e il cristianesimo, sono le uniche che vengono riconosciute, oltre all'Islam, dalla Costituzione dell'Iran, che riserva a questi 5 seggi all'interno del Parlamento, previsione che era già stata contemplata nella Costituzione del 1906 e che rappresenta una delle poche norme che è sopravvissuta anche alla nuova Costituzione del 79. Quanto invece ai musulmani sunniti, che rappresentano l'8% della popolazione, questi non hanno dei seggi riservati, ma possono partecipare ai processi elettivi in Parlamento. Queste chiaramente sono le minoranze più numerose, ma non sono le uniche minoranze religiose all'interno dell'Iran o comunque tra i persiani. Perciò, sì, una maggioranza dei persiani è musulmana, ma non significa che tutti gli iraniani siano musulmani. Non sapete quante volte, magari a cene, feste o eventi, la gente mi salti quando passa il prosciutto o la mortadella, dando per scontato che io non li mangi. E ogni volta passo al San Daniele, va. Veniamo adesso alla frase numero 3. E cioè: beh, ma in Iran avrete tutte il burqa. Per chi non lo sapesse, il burqa rappresenta il hijab integrale, che dunque copre anche il volto della donna. Per chi non l'avesse mai visto, eccovi una foto. Si tratta di un hijab che in Iran non c'è. È frequente vederlo in Arabia Saudita, in Afghanistan o, da quello che ho letto, in Pakistan. Però si tratta di una forma di hijab che in Iran non c'è. Passeggiando per le strade, le ragazze che vedrete saranno vestite, nel 90% dei casi, in questa maniera. In Iran, infatti, è obbligatorio il velo. È dunque necessario coprirsi i capelli, sebbene, come potete vedere, poi nella pratica viene sempre indossato in modo molto approssimativo.
E è obbligatorio indossare il cosiddetto manto, che è una sorta di mantellina che deve coprire le braccia almeno fino al gomito, quindi può essere al massimo a tre quarti, e deve coprire la donna almeno fin sotto al sedere. Sotto questo di norma si indossano dei jeans o dei leggings. Si tratta quindi di un abbigliamento ben distante da quello che può essere un hijab integrale. E devo dire che a questo riguardo non contribuiscono particolarmente i mass media, dal momento che ogni volta che io vedo un servizio del telegiornale sull'Iran, vedo sempre ed esclusivamente delle donne in chador. Il chador rappresenta il velo che lascia scoperto solo il viso e che sì, si incontra in Iran, ma è veramente difficile vederlo su delle ragazze giovani. Lo vedrete magari più spesso su donne di una certa età o magari donne leggermente più giovani che dovessero rivestire un ruolo pubblico o dovessero essere sposate con uomini che hanno una determinata professione che richiede un determinato abbigliamento. Altrimenti il chador sulle ragazze giovani è davvero desueto. Per chiarire quindi questo punto, no, il burqa in Iran non si mette. Ad ogni modo, qualora qualcuno di voi volesse andare in Iran e fosse un attimino in crisi su come vestirsi, state tranquille. Non dovete comprare nessun tipo di velo integrale. Basta un foulard e un manto. Frase numero 4. Tanto gli uomini in Iran possono prendersi quattro mogli. Facciamo un po' di chiarezza. La poliginia, ossia la possibilità per un uomo di prendere più mogli, è un istituto previsto dal Corano e dunque consentito, nella misura in cui l'uomo sia in grado di garantire lo stesso trattamento a ciascuna delle proprie coniugi. Essendo previsto nel testo sacro dell'Islam, rappresenta una pratica riconosciuta in larga parte dei paesi a ordinamento sharaitico, ossia fondato sulla sharia, sul diritto islamico. Tra i quali appunto l'Iran. Tuttavia si tratta di una questione molto dibattuta anche all'interno della stessa comunità islamica e che divide molto gli esperti a riguardo. Nel caso dell'Iran, ad esempio, è un istituto che esiste e dunque è possibile porlo in essere, ma è di una rarità assoluta. Né io né i miei genitori abbiamo mai visto un uomo iraniano che avesse più di una moglie. Quindi è una pratica non rara di più in Iran. Tra l'altro l'anno scorso, se non ricordo male, in un discorso Khatami osservò come la poliginia in Iran fosse concessa ma non raccomandata. Quindi attualmente non è vista particolarmente di buon occhio. Dal punto di vista storico, le prime grosse limitazioni all'esercizio di questa pratica furono ufficializzate negli anni 70, precisamente nel 75, anno in cui fu promulgata la legge sulla protezione della famiglia, che tra le varie cose andò appunto a porre dei grossi limiti alla pratica della poliginia. Successivamente, con la rivoluzione del 79, la legge fu abrogata, ma fu ripresa in parte la sezione in cui si andava a limitare appunto questa pratica. E tuttora essa presenta, almeno per quanto riguarda l'Iran, ma anche in altri paesi del Medio Oriente, vari paletti. Ad esempio, nel momento in cui si va a firmare il contratto di matrimonio, la prima moglie può inserire una clausola specifica nel contratto in cui vieta al marito di poter prendere successivamente delle altre mogli. Comunque, anche in assenza di tale clausola, nel caso in cui un uomo volesse prendere in moglie un'altra donna oltre alla prima, dovrà dimostrare di fronte ad una corte che la prima moglie acconsente a ciò. E nel caso in cui non dovesse essere possibile, non potrà dunque prendere un'altra moglie. Nell'ipotesi in cui dovesse comunque procedere in tal senso, pur senza il consenso della prima moglie, per qualche ragione, quest'ultima avrà la possibilità di chiedere il divorzio e di ottenere in toto il proprio mehrieh, che sarebbe sostanzialmente una sorta di dote, un dono nuziale che deve fare il marito, che può consistere in del denaro o degli immobili, un terreno, una proprietà o qualunque cosa che sia stata stabilita al momento del contratto.
E quindi ci sono adesso delle specifiche misure che sono volte a tutelare dal punto di vista economico la donna nel caso in cui un uomo voglia abbracciare questo istituto. Perciò, dal punto di vista giuridico, questa possibilità c'è, ma nella pratica non lo fa nessuno. Quindi no, gli uomini iraniani non si pigliano quattro mogli. Veniamo ora all'ultima frase, la numero 5. E qui voliamo proprio in alto, ragazzi. Beh, l'Iran tanto è tutto deserto. Girate coi cammelli, no? Adesso magari qualcuno di voi scuoterà il capo e dirà no, dai, esagerato. Vi garantisco che se non me l'avessero detto davvero, non l'avrei inserita in questa lista. E non mi è stato detto una o due volte. Tante volte. Ad ogni modo, per quanto per qualcuno possa risultare difficile da credere, in Iran ci sono le strade, ci sono le macchine, anzi, a Teheran ce ne sono fin troppe, ci sono le persone normali, esattamente come voi, che hanno esattamente le vostre esigenze. A questo punto, nel mio piccolo, mi sento di farvi umilmente un invito. Quando ne avete la possibilità, cercate di viaggiare, di vedere ciò che c'è al di fuori delle mura di casa, e non sto parlando dell'Iran, è un discorso molto generale. E nel caso in cui non dovesse averne i mezzi, leggete, documentatevi in merito a ciò che si discosta dalle vostre abitudini, dalla vostra cultura, perché ognuno di noi, ogni paese, ogni cultura è solamente un minuscolo pezzo di un puzzle immenso. E onestamente penso che andando a vedere, andando a studiare come sono fatti questi altri pezzi, solamente in questa maniera potremo incastrarci meglio tra di noi e solamente in questo modo potremo avere una visione più chiara e nitida del puzzle completo. Detto questo, vi ringrazio di aver guardato il video, di essere stati con me fino ad ora. E come sempre, Kheyli Mamnoon, Bakhoda Negahdar.